Sant'Arcangelo di Romagna è un affascinante centro della provincia di Rimini, posto sulla via Emilia e bagnato dai fiumi Uso e Marecchia. Sono Simone Lombardini, sono l'assessore alla cultura del comune di Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo di Romagna è collocata sulla riviera, nell'entroterra della riviera romagnola, è a 10 km da Rimini ed è la porta della Val Marecchia. Le sue origini risalgono ad epoca romana, quando il suo territorio rientrò nella centuriazione della vicina Riminum, l'attuale Rimini. L'antico villaggio, chiamato allora Pagus Acervolanus, era localizzato nell'area in cui attualmente si trova la pieve di San Michele Arcangelo. Tantissimi sono i reperti rinvenuti e risalenti a quell'epoca nel territorio di Sant'Arcangelo, soprattutto resti di fornaci, tangibili testimonianze di un'ampia produzione di laterizi, fra cui anfore, lucerne, suppellettili e mattoni per l'edilizia. La pieve bizantina di San Michele Arcangelo in Acervulis risale invece al VI-VII secolo ed inoltre, ad avere un corpo di fabbrica con classica struttura rettangolare, presenta un'abside esterna poligonale orientata ad est, opposta ad un imponente campanile romanico. Thank you.
L'abitato di Sant'Arcangelo, dicevamo, nell'alto medioevo sorge sul colle Giove, e questo è testimoniato anche dalla creazione su questo colle del primo castello, il Castrum. La prima notizia riguardante l'esistenza di questo castello è all'inizio del 1100, quando Federico Barbarossa firmò due decreti, appunto, datandoli e ubicandoli presso questo castello. Nel 1300 l'abitato di Sant'Arcangelo diventa un vicariato autonomo della Chiesa, poi passa sotto la signoria dei Malatesti, che la tengono dalla fine del 1300 fino alla metà del 1400, con Sigismondo Malatesta. La signoria dei Malatesti è molto importante per il nostro comune, in quanto in quel secolo che loro hanno dominato questo territorio, hanno provveduto a rinforzare il castello, la cosiddetta Rocca Malatestiana, in diverse fasi, e a allargare il paese. Da una prima cinta muraria che racchiudeva il castello e poche abitazioni, si è passata a una seconda cinta muraria più larga che conglobava, possiamo dire, l'intero colle di Sant'Arcangelo. Dopo il periodo medievale, la città ritrovò vigore e splendore nel 1700, quando venne eletto Papa Lorenzo Ganganelli, nato a Sant'Arcangelo e passato alla storia come Clemente XIV. A questi vennero dedicati sia l'Arco Trionfale, eretto tra il 1772 e il 1779, su progetto dell'imolese Cosimo Morelli, che la piazza antistante. Il 1700 vide anche la costruzione della cosiddetta collegiata, ovvero la chiesa dedicata alla Beata Vergine del Rosario. L'imponente edificio presenta una pianta a croce latina con abside semicircolare. Notevole interesse rivestono diversi tipi di opere artistiche internamente conservate, come l'organo ligneo settecentesco del famoso organaro veneziano Gaetano Callido, il crocifisso trecentesco di scuola giottesca proveniente dalla pieve di San Michele Arcangelo e soprattutto la splendida pala raffigurante San Giuseppe, Sant'Eligio e Gesù Bambino, dipinta dal pittore sant'arcangiolese Guido Cagnacci. Sant'Arcangiolese è anche il famoso poeta Tonino Guerra, ideatore di due particolari fontane, note come il Prato Sommerso e i Fiori di Pietra. Le opere sono collocate all'ingresso dello scenografico Parco della Fiera e hanno come sfondo le maestose mura cittadine e la Rocca Malatestiana. Un arcano mistero nascondono invece le grotte di Sant'Arcangelo, situate nella parte orientale del Colle Giove, composte da cavità, pozzi, cunicoli e gallerie sotterranee. Sono scavate nell'arenaria e nell'argilla, disposte su tre piani, e costituiscono un'altra città sotto quella visibile, a molti ancora sconosciuta. Simbolo di Sant'Arcangelo è invece la torre civica con l'orologio, nota come il campanone, che si erge maestosa per circa 25 metri nel cuore del borgo medievale. In stile neogotico, con merlatura in alto, è coronata dall'immagine di San Michele Arcangelo, patrono del centro romagnolo, in ferro battuto a mano indicante la direzione del vento. Un inestimabile patrimonio artigianale e artistico romagnolo riveste la stamperia Marchi, la storica bottega situata nel cuore della città.
al suo interno è custodito sin dal 1633 un antico mangano, ovvero una macchina con ruota che produce forza, utilizzata per la stiratura dei tessuti di canapa e cotone. Le tele stirate o manganate vengono successivamente decorate utilizzando stampi in legno intagliati a mano e un colore ottenuto da un'antica ricetta artigianale a base di ruggine di ferro. Terra già ricca di storia, tradizioni e monumenti. Sant'Arcangelo, nel corso degli ultimi decenni, ha saputo inoltre sapientemente conservare e valorizzare il suo interessantissimo patrimonio culturale e storico-artistico attraverso la creazione di due importanti musei civici dedicati, l'uno agli usi e costumi della Romagna e l'altro alla storia e all'archeologia di Sant'Arcangelo. Mi chiamo Mario Turci, sono direttore dell'Istituto dei Musei Comunali di Sant'Arcangelo, l'istituto che gestisce per il Comune di Sant'Arcangelo il Museo Etnografico, detto degli usi e costumi della gente di Romagna, e il Museo Storico Archeologico. Il Museo Etnografico nasce per primo nella storia dei musei di Sant'Arcangelo e una prima idea è delle prime anni 70, quando un gruppo di cittadini santarcangiolesi chiese all'amministrazione di organizzare in un museo il magazzino di oggetti raccolti negli anni nei quali si sentiva la scomparsa di un mondo rurale contadino, e quindi questo gruppo di Sant'Arcangiolesi cominciò per amore, per interesse, a raccogliere oggetti capaci di testimoniare questa realtà. E poi l'amministrazione decise di rispondere positivamente a questo desiderio e si cominciò a parlare di un possibile museo etnografico. Il museo etnografico è quindi allestito, e inaugurato e presentato al pubblico nel 1980. Il museo poi è cresciuto negli anni, il museo che è possibile visitare oggi è un museo che ha acquisito diversi materiali dall'80 e dal 1980 ad oggi. E il museo raccoglie gli oggetti che testimoniano il mondo popolare, prevalentemente contadino, ma anche legato alla città, alle classi popolari della città, alle tradizioni, alle fiere, alla religiosità. Quindi potremmo definirlo museo delle tradizioni popolari. E oggetti rilevanti dell'intera raccolta sono le caveie. La caveia è un oggetto metallico d'artigianato che serviva per bloccare il giogo dei buoi al timone. Ma importante la presenza della caveia è nella sua funzione magico-religiosa. Era un oggetto che serviva per difendere gli uomini, gli animali, il raccolto dalle forze negative, in modo particolare dallo sguardo invidioso degli altri che poteva tramutarsi in malocchio. Il Museo Storico Archeologico è ospitato inoltre all'interno del seicentesco Palazzo Cenci, situato nel cuore del borgo medievale, fra le due cinte murarie, vicino la carinissima Piazza delle Monache. Il Museo Storico di Sant'Arcangelo, allestito nel Palazzo Cenci, è una nuova acquisizione della città. È stato inaugurato nel 2005 e con l'obiettivo di raccontare la storia del luogo dal Neolitico agli anni della cultura urbana dell'Ottocento.
e praticamente c'era necessità di raccogliere in un unico edificio, di catalogare, di ordinare e porre all'attenzione della città e dei visitatori quel patrimonio che era disperso in chiese, in magazzini della sovrintendenza. Oggi qui abbiamo una buona parte di questo patrimonio esposta. Il museo è su più piani, organizzato dal basso verso l'alto in un percorso che porta il visitatore ad incontrare le prime tracce umane in questo territorio, per poi passare all'età romana e piano piano fino alla cultura settecentesca e alla cultura urbana ottocentesca. E di rilevante è la sala del Cinquecento, che presenta dei dipinti rilevanti, e altro luogo importante di questo museo è la sala del Settecento dedicata a Papa Ganganelli, un papa importante per questa città, e ai primi studi relativi allo sviluppo urbanistico della città e in modo particolare all'arco. Una singolare curiosità suscita un altro museo cittadino, dedicato a un apparentemente poco significativo accessorio dell'abbigliamento, ovvero il bottone. Il Museo del Bottone ospita infatti una collezione di circa 8.500 interessantissimi bottoni di diversi paesi, suddivisa in tre sezioni. È stato interamente curato dal signor Giorgio Gallavotti. Tra gli eventi di Sant'Arcangelo possiamo ricordare sicuramente l'evento internazionale, il Festival del Teatro Contemporaneo, che si svolge nei primi 15 giorni di luglio, successivamente la rassegna Malafesta, che si svolge alla fine di agosto, che è un festival dedicato ai giovani artisti e dove si trova il connubio tra le diverse arti, dal teatro, la musica e anche il cinema. Successivamente c'è una rassegna che si svolge ad ottobre, che è Sant'Arcangelo in Jazz. Esistono anche altri eventi culturali, altre rassegne che sono cresciute nel tempo, rassegne invernali che si svolgono a novembre, come Cibo come Cultura, dove il cibo tradizionale della nostra terra si sposa con degli incontri culturali, e così possiamo anche arrivare a marzo e poter in qualche modo partecipare alla rassegna Irene, che è una rassegna dedicata alla pace, dedicata al dialogo tra le culture. Tra gli eventi anche più popolari possiamo invece citare le nostre fiere che si susseguono nell'arco dei mesi, partendo da Balconi Fioriti nel periodo di maggio, dove il centro, la piazza, si veste di colore, del colore dei fiori. Successivamente il 10 di agosto appunto c'è Calice di Stelle, che è una rassegna di degustazione di vini DOC, dove il centro storico si arricchisce di assaggi di degustazione appunto di vini di denominazione di origine controllata del nostro territorio, e dove si possono gustare e assaggiare i nostri prodotti tipici locali. Successivamente ci sono due fiere importanti, come quella di San Michele, dedicata appunto al nostro patrono, il 29 di settembre, la Sagra degli Uccelli, dedicata agli animali, e soprattutto un momento gioioso per i bambini, dove possono trovare un rapporto ancora con gli animali, e successivamente la fiera più importante del territorio, che è appunto San Martino, che si svolge l'11 di novembre.
Nella festa di San Martino si può sicuramente degustare la nostra piada romagnola, grazie anche a un palio proprio dedicata ad essa, e anche poter assaporare o comunque poter gustare e ritornare indietro nel tempo con gli antichi racconti dei cantastorie, proprio perché ospitiamo all'interno della fiera la Sagra Nazionale dei Cantastorie stesse. Tutto il supporto e le indicazioni necessarie per scoprire questo piccolo gioiello di Romagna sono facilmente raggiungibili e disponibili presso lo IAT, il Centro Informazione e Accoglienza Turistica, collocato nel pieno centro della città. Oltre che da visitare, Sant'Arcangelo di Romagna è sicuramente anche un amabile ed accogliente luogo in cui poter vivere, rassicurati dalla presenza di numerose strade, servizi e soprattutto da un centro commerciale naturale. Sono Stefano Coveri, assessore alle attività economiche e al turismo del Comune di Sant'Arcangelo di Romagna. E riguardo alle attività economiche, una delle caratteristiche fondamentali di Sant'Arcangelo, che nasce dalla sua stessa struttura urbana, è il centro commerciale naturale. E noi lo chiamiamo così. Si basa su una ricchezza che è caratteristica di Sant'Arcangelo, di avere un tessuto urbano del centro storico con tanti piccoli negozi che lo rendono veramente ricco e interessante anche dal punto di vista dell'accessibilità e del turismo. E tanti piccoli negozi, spesso a conduzione familiare, e comunque di persone che sono interessate e radicate sul territorio e quindi hanno tutto l'interesse e tutta l'attenzione a valorizzare il nostro territorio e il nostro comune. E tanti piccoli negozi e tanti ristoranti che caratterizzano anche questi Sant'Arcangelo, la cucina tipica romagnola, la piadina, e l'utilizzo di prodotti tipici del luogo che nascono da un'agricoltura ancora forte e che si sviluppa nel nostro comune. Per quanto si possa dire o narrare di Sant'Arcangelo di Romagna, non finiremo mai di stupirci nello scoprire sempre nuove meraviglie, come l'accesso medievale di Porta Cervese o l'antico campo da gioco dello Sferisterio. E di certo sapremo sempre di trovarci in un luogo tanto fantastico per le bellezze che offre, quanto reale per la vita che nasconde.